Oggi celebriamo il nostro papà. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi video dedicato al nostro papà, alla festa del papà. Vi ho parlato in passato del layout nello scrapbooking, cioè nel modo di celebrare qualcosa, un avvenimento o qualcuno attraverso l'abbellimento di una composizione fotografica. Proprio questo faremo oggi. Diremo al nostro papà che è il nostro campione. E come lo diremo? Lo diremo prendendo delle sue foto da piccolo, magari quando era un campioncino di tennis o di calcio, e costruiremo tutto attorno un contesto creativo che ne celebri la grandiosità e il nostro orgoglio di averlo come papà. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per fare il mio layout, cioè un'impaginazione di una foto in tre diversi step in ordine crescente in difficoltà. Il soggetto sarà questo simpatico bimbo. Lo vedete che carino? Sapete chi è? Sapete chi è? È Gabriele, piccolo tennista. Eccolo qua, il campioncino de Noartri. Questo qui, quando ancora era un nano. Quindi, foto, il laser gel, una sorta di acrilico geloso e lucido, quindi è un prodotto che è una sorta di colore per interni che va benissimo anche sul legno e che credo darò a spatolina. Un pennello della Pentart per scrivere il messaggio, perché sui layout c'è sempre un messaggio scritto, un tagliabalsa, un paio di forbici, dello scotch biadesivo, un timbro, una piattaforma per timbro e dei tamponi, perché forse userò dei timbri in silicone, la colla ovviamente. Poi ci servirà un foglio di carta a tema sportivo e tutta la carta che ci può più servire. Le bandierine varie, degli stickers di varia matura, dei foglietti di carta così con varie fantasie sportive, ma siccome sono americani qui è tutto incentrato sul baseball e noi di baseball non ne capiamo un baseball. Qui ci sono i timbrini che forse userò e qui degli stencil. Poi c'è anche del cartoncino che mi servirà per fare spessore. Mettiamo ordine tra questa confusione, soprattutto tra le idee. Intanto seleziono i pezzi che voglio facciano parte del mio lavoro. Sicuramente prenderò le bandierine che fanno sempre festa, la medaglia d'oro che è stata vinta da Gabriele. Vedete come sono fatti questi adesivi? Sono la figurina, il cartoncino con un leggero spessore, la pellicola che si toglie e il pezzo si appiccica, ma sono facilmente fattibili anche in casa. Cominciamo. Cosa voglio fare? Voglio mettere qui la foto di Gabriele, l'aspetto celebrativo, quindi go Gabri go, qui sostituire la pallottola con quella da tennis. Come prima cosa definisco l'asse su cui voglio che vadano ad insistere le mie foto e vado a mettere il laser così, vado a dare una texture diversa, un po' mossa, a tutta la mia carta. Siccome richiama un po' i colori della carta, ne metto così tutti i colori. Sicuramente come elemento fondamentale del mio lavoro ci saranno le bandierine. Le bandierine le voglio rialzate tutte quante, quindi le appiccico tutte con dello scotch spessorato che le faccia stare un po' sollevate. Vado ad attaccare anche la medaglia. E lo faccio con la colla in stick. Nella parte inferiore, siccome voglio che stia un pochettino sopraelevata, vi adesivo. Prendo un pezzettino di cartoncino, così proprio da risulta, e lo appiccico dietro la mia carta. Ok?
Quindi prendo la foto, centro bene Gabriele, e ritaglio anche la mia foto. Rifilo bene tutta la foto. Con il tagliabalza apro il triangolino in modo che possa insinuare all'interno la foto di Gabriele. Fessacchiotto mio! Eccolo! E vado ad appiccicare la foto. Prima però, per sistemare meglio i margini ed accordarli con quello che troverà, l'antichizzo leggermente passandola con un tampone marrone. Metto la colla in stick e attacco la mia fotina. Voilà! Sotto questa foto ci andrà questa. Questa però non la metterò distanziata dal pavimento, ma mi occorre appiccicarla immediatamente, sennò poi perdo la distanza che deve avere l'una dall'altro. Quindi, siccome devo togliere di mezzo questo center, che non center nulla, bene, colla, e qui ne usiamo una bella potente, e andiamo ad attaccare il tutto. Ora devo far entrare la seconda foto e mettiamo anche qui la foto del campioncino dopo che ha vinto la sua bella coppa. No provetto in provetta. Ok, e qui appiccichiamo il primo go. Questo è il primo step. Potremmo anche aver finito così se volessimo fare un layout molto semplice. Non siamo ancora contenti. Innanzitutto manca la scritta, quindi io qua ci metto go, scrivo il nome di Gabriele e lo scrivo però prima a matita. Go Gabri go, perfetto, e qui la racchetta ben sopraelevata. Come terzo step do un'anticata a tutto, perché queste sono foto di qualche anno fa, quindi passo il tampone un po' così su tutto il foglio e lo faccio con questo terra di Siena bruciata, perché è proprio il colore del campo da tennis italiano. Ancora non ho finito perché devo mettere i due pezzi fondamentali, quindi arricchire il medagliere col numero 1 in 3D, quindi questo qua bello in evidenza, e mettere la coppa ai piedi del vincitore. Eccolo qua il vincitore. Sapete che vi dico, faccio una modifica in corso e voi mi direte ma perché? Perché tanto non si vede e viene più bello. Prendo anche qui il laser gel . Ne passo una bella strisciata qua dove metto la medaglia. Spero che gli piaccia. Adesso andrò a pinzettare e andrò a metterla nell'album dei ricordi di famiglia, perché Gabriele ancora non c'era. Vi piace? Adesso prendete le vostre foto di quando giocavate a qualunque cosa, andate a scaricarvi bandierine varie e andate subito a sistemare tutto il vostro armamentario in questa maniera. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
visto che è facile rendere una semplice foto un contesto celebrativo per dire papà sei il mio campione. Io l'ho dedicato al papà di mio figlio ovviamente, e voi invece fatelo al vostro papà oppure al vostro maritino per dirgli ehi, dopo tutto io lo so che tu sei un campione. Incastonate i vostri momenti più belli come gemme preziose all'interno del vostro mondo creativo e fatelo anche in questa maniera. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. E Arte per Te vi ringrazia, io vi ringrazio, noi ne beneficeremo perché il canale magari rimarrà a galla e non verrà affossato dalla concorrenza del web e soprattutto, insomma, si crescerà un altro pochettino e a me fa tanto tanto piacere, quindi vi ringrazio immensamente per questo. Spero che questo video vi abbia dato una qualche ispirazione e spero di vedervi anche negli altri miei due canali, Ombretta e Due Cuori Una K, dove vi aspetto. I link li trovate sempre qui giù nel box informazioni. Io vi aspetto su tutti i miei canali a braccia aperte, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. PS, vi voglio bene, grazie per l'affetto che mi avete dimostrato sotto al video del pulsante d'argento. Vi ringrazio, vi voglio un mondo di bene, non sapete quanto siete importanti per me. E vi do sempre appuntamento qui la prossima volta col mio solito infinito affetto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!